L'Italia è ormai un paese alla deriva. La disoccupazione è alle stelle. Chi riesce a trovare un lavoro senza raccomandazione può anche considerarsi un miracolato. Migliaia di aziende ormai hanno chiuso per fallimento. Molti imprenditori disperati si sono tolti la vita. Migliaia di padri di famiglia hanno perso il loro posto di lavoro. Migliaia di famiglie non arrivano a fine mese. Per fare un pieno alla propria auto ci vuole un mutuo. Peccato che le banche non ne concedino. Ci sono persone plurilaureate di 30-40 anni che stanno ancora con i loro genitori perché non riescono a crearsi una famiglia. Ma io sono fiducioso. Questo paese può cambiare. Noi abbiamo lui, San Silvio. E io confido in lui. Lo ha detto alla TV. Lui toglierà le tasse. Lui toglierà l'IMU. Aiuterà gli imprenditori, le famiglie in difficoltà. Lui creerà posti di lavoro. Questo paese finalmente potrà tornare a crescere. Lui salverà l'Italia. Perché non importa se qualche tempo fa, dopo 10 anni di governo, per andarsene da buono, San Silvio, pur di non fare quello che ha fatto Super Mario, si sia ritirato per deliberare. Perché non importa che abbia tolto l'ICI creando dissesto economico. Noi crediamo in lui. Noi lo rivoteremo. È lui il nostro salvatore. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Ma cosa vedo su questo schermo? È Giuseppe Ricotta da Palermo. Lo trovi anche su Facebook. Lo trovi anche su Twitter. Ma questo qua, che cazzo di video fa? È lo scempio di l'arità. Spamma di qui, spamma di là. Spamma in tutta la città. Giuseppe Ricotta da Palermo. Da Palermo! Eccomi qui con Tarta e con Fox. Noi non lo sappiamo se veramente San Silvio alla fine si ricandiderà. Sicuramente noi non lo voteremo. Se anche tu non lo voterai, condividi questo video scrivendo "Io non voto San Silvio". Alla prossima.